Buongiorno Dino. Buongiorno, buongiorno a te. Come stai? Bene, grazie. Allora, qua siamo di fronte a una colonna di Sacrofano, diciamolo. Beh, insomma. Tu nella vita tua di volontariato ne hai fatto tanto, raccontami un po'. Abbastanza. Quando direi. Hai cominciato, come hai cominciato? Allora, io l'attività di volontariato l'ho cominciato come donatore di sangue nel 68, perché appunto una mia amica aveva bisogno di fare un intervento molto importante e delicato per una scapola, la doveva fare a Firenze e quindi serviva del sangue, e sono stato contattato, sono andato, e quindi questo è quello che ho iniziato come diciamo donatore di sangue. Dopodiché nel 1988 sono qui a Sacrofano, perché poi mi sono sposato, sono venuto a Sacrofano, e nell'88 fondammo la prima pubblica assistenza del Lazio, che si chiamava Sacrofano Soccorso, ed era la prima, avevamo due ambulanze e una macchina, diciamo, sempre per soccorso. Dopodiché questa associazione, purtroppo dopo 2-3 anni, più o meno 3-4 così, è cessata, e nel mentre io ho fondato il gruppo di protezione civile sempre qui a Sacrofano. E niente, eravamo appunto associati alla Procir Varci Nazionale, che è un'associazione nazionale, e quindi con tutte, è stato fatto per atto pubblico, la nostra associazione è stata all'epoca per atto pubblico, e addirittura ci siamo anche pagati, diciamo, la quota notarile che ce l'è stata fatta a un prezzo, diciamo, proprio stracciato, perché io conoscevo il notaio, ecco tutto qua. Ricordo che noi ci costò 50.000 lire a persona. Che anno era? Era il 92. Beh, comunque già costava molto di più in realtà. Sì, ma ci ha fatto un prezzo di favore. E abbiamo cominciato appunto con questa associazione nazionale di protezione civile, che si chiamava appunto, prima si chiamava, adesso non lo so, Gruppo di Protezione Civile Monti Cimini Sacrofano, e con questa associazione nazionale noi abbiamo fatto diversi interventi, abbiamo, almeno fino a che sono stato io, abbiamo fatto 4 terremoti, e io ho cominciato dall'Irpinia, poi con l'associazione abbiamo fatto Umbria Marche, poi abbiamo fatto il Molise, poi abbiamo fatto l'Aquila, e dopodiché io poi in Emilia Romagna non ci sono potuto andare per motivi di salute, ma comunque mi pare che avevi fatto abbastanza. Mi dicevi che ci sono stati degli episodi particolari, specialmente durante i soccorsi all'Aquila. Dici, c'è stato un momento in cui te la sei vista brutta? No, questa riguardava il primo, diciamo, intervento fatto a suo tempo, quando ancora la protezione civile non esisteva, ma neanche a livello istituzionale, perché prima la protezione civile era, diciamo, le prime a muoversi erano i vigili del fuoco e l'esercito, quindi c'era il Ministero dell'Interno che sopperiva, diciamo, alle prime urgenze, e quindi dopodiché quando c'è stato questo terremoto in Irpinia, che fu un bailamme perché non era strutturata dal punto di vista legislativo, e quindi c'erano tutti questi comitati spontanei come il nostro comunale, allora il gruppo comunale, che si è organizzato, ha chiesto aiuto alla popolazione di offrire quello che poteva, dagli alimenti, ovviamente sempre a lunga conservazione, vestiti, queste cose qui, per portare giù. Ora, quando siamo partiti,
Nell'andare giù ovviamente abbiamo attraversato le montagne, Conza della Campania, da Conza della Campania quando si andava su, e lì abbiamo trovato abbastanza la popolazione stessa terremotata, che al di là della popolazione, ma i piccoli capretti, chiamiamoli così, tanto per intenderci. E purtroppo abbiamo vissuto più di qualche episodio di blocco, perché volevano della roba, volevano prendersi la roba. Quindi le persone che cercavano di prendere dai soccorsi delle cose per sé, esatto. E quindi fortunatamente un episodio che è stato dove ci siamo stati fermati, ed era lì, c'era una caserma della forestale, dove il maresciallo che comandava questa stazione, visto questo movimento poco chiaro, si avvicinò e dice: guardate, lasciate qualche cosa, ma ci penso io, mettetelo nella nostra caserma, così abbiamo lasciato un po' di viveri, latte, pasta, insomma, ecco, un po' di viveri, e ci hanno fatto passare, abbiamo salvato e abbiamo continuato. Senti, questa tua propensione al volontariato, ora che sei in pensione, continua a essere parte della tua vita? Indubbiamente sì, ovviamente è molto ridimensionato, e per, io dico, la vetustà dell'immobile, perché insomma, come tutti gli immobili, hanno bisogno di restauro, ma credo che la persona umana si possa restaurare fino a un certo punto. Però continuo a farlo ancora volontariato, vado, sto in Croce Rossa, il servizio prossimo che ho è il 26 di aprile, dove c'è una mostra di fiori grande che sta sulla cassa all'Orgiata. E lì appunto avrò questo servizio che io continuo a fare, ovviamente un po' ridimensionato sempre, però è una cosa che comunque ti tiene attivo e sì, indubbiamente sì. Allora, noi andiamo verso una società in cui ci saranno pochi giovani e molte persone di una certa età. Sai che l'Italia è in questo momento è un paese a natalità negativa, cioè sotto zero o sotto zero, quindi si prevede che nel 2030 ci sarà per ogni persona in pensione una persona che lavora. Che lavora, ahimè. Allora, questo si può cercare di vedere il bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto, nel senso, o si decide che chi lavora deve lavorare per due, portandosi il fardello di chi non lavora, oppure si decide che anche chi non lavora è una risorsa. Tu che cosa, qual è il tuo punto di vista? Allora, intanto il mondo del lavoro è cambiato totalmente, quindi ecco perché sono nate appunto queste politiche sociali, però ovviamente come tutto oggi vediamo che le famiglie, chi ha, perché oggi lavorare mi pare che è un privilegio, non è, è una necessità, piuttosto che necessità mi pare un privilegio, laddove le coppie sono costrette a lavorare tutte e due per portare a casa, e ovviamente diciamo non ce se la fa, perché non ce se la fa dal punto di vista, diciamo, anche perché c'è questa denatalità. Se già non ce la fanno in due, e quindi appunto esattamente. Qui però diciamo si avrebbe un discorso molto ampio che andrebbe boh, negli anni diciamo passati, ma anni passati, governi passati. E purtroppo quando non c'è la consapevolezza e l'idea di gestire la cosa pubblica per il popolo, perché così lo chiamano, no? Si chiama popolo, sì. Per il popolo, e oggi si chiama cittadino, insomma,
e non c'è questa accortezza di fare le cose giuste e eque, ma ci sono stati nel passato degli sprechi, sia nelle opere pubbliche, soprattutto nelle opere pubbliche, opere incompiute, cattedrali nel deserto, ferrovie che in Calabria non si fanno le stazioni ma non ci sono i binari. Ora, questo io non lo ammetto, non è possibile, ma questo però ha portato sempre a un aggravamento del bilancio pubblico, insomma, del debito pubblico, perché allora bisogna fare quello, bisogna fare queste opere, però se le opere non le porti a compimento con un progetto giusto, realizzabile, fattibile, che non ci siano poi dopo ostacoli come una superstrada che si ferma su un cimitero, no? Questo è notorio, questa è stata una cosa, insomma, sono state veramente delle storture, ma io credo che sia anche un processo inevitabile che sta avvenendo in tutti i paesi, perché l'intelligenza artificiale di fatto sostituisce l'essere umano in un certo senso. Allora, ciò che però è l'argomento di questa intervista è in che modo la persona che ormai è in pensione fa parte di questo quadro. Allora, diciamo che questo ovviamente è una questione individuale, di ognuno di noi. Allora, se in questo momento tanti dicono siamo noi che sosteniamo il figlio quarantenne o cinquantenne che non ha lavoro, non è il contrario, e molte città hanno individuato nelle persone anziane quello che viene chiamato l'oro grigio per il grigio dei capelli, ma esatto, perché proprio per le loro risorse, per la loro visione della vita, hanno qualcosa da dare, non sono un peso ma sono una risorsa. Tu che cosa, qual è, diciamo, la tua visione? Anche perché invece l'anziano ha un altro problema, l'anziano sicuramente deperisce di più restando in isolamento, restandosene a casa in pigiama, rattristandosi perché si sente solo. Quindi questi due mondi comunicando possono ognuno aiutare l'altro? Allora, sicuramente, certamente esiste, ognuno può aiutare l'altro, sia dal punto di vista, diciamo, della persona con i capelli grigi, una volta si diceva i capelli di colore di canizie, si diceva così nelle vecchie letterature, che se il soggetto sta bene e mettersi a disposizione della società, e quindi chi può, famiglie che ancora possono, che hanno risparmiato, che hanno tenuto, diciamo, la cosiddetta, che ha lavorato la liquidazione, lo ha impegnato per il proprio figlio, per la casa o magari con la pensione che ha discreta, aiuta ancora il proprio figlio che non ce la fa perché magari il lavoro, lo stipendio che ha non è sufficiente. E questo è un lato. Dall'altro lato dovrebbero essere anche i giovani, no? Quelli che possono entrare in sintonia, come dire, in combine. E vedo un po' restia sta cosa. La vedo un po' restia. E purtroppo non è così, ma questo perché è dovuto, secondo me, anche al cambiamento, diciamo, della società in generale, al cambiamento, e questo cambiamento ovviamente ha cambiato i giovani, perché si portavano, oggi siamo tutti presi con i telefonini, siamo tutti presi da tutte queste tecnologie che sicuramente sono utili. Però credo che ci sia, come dire, uno scantonamento, perché si è troppo presi da questa cosa e meno presi dagli altri problemi, che sono quelli reali, sia dell'anziano che può e soprattutto sia dell'anziano che non può, e quindi
dare una mano a questi, come l'anziano, il signore dai capelli di color canizie, fa per i giovani. Perché i badanti sono tutti stranieri? Perché i badanti sono tutti stranieri? I badanti sono tutti stranieri perché è un lavoro che comunque nessuno vuole oggi, ma non lo voleva fare prima, perché prima c'era la famiglia patriarcale, laddove l'anziano che ha fatto crescere i figli, che ha portato un certo livello, teneva con sé, capendo proprio questo passaggio di arricchimento e di sacrifici che hanno fatto per loro, lo tenevano a casa. E questo poi andando avanti non è stato più così, perché la società, dicevo, è cambiata, sono cambiate le persone, sono cambiati, diciamo, sia i ragazzi che le ragazze, c'era il progresso, c'era tutte queste nuove tecnologie, queste nuove indipendenze, direi, che ognuno voleva essere indipendente, la famiglia che si creava dopo voleva essere indipendente, per carità, tutto giusto. Quindi indipendente, farsi la propria casetta, stare per conto proprio, e quindi questa cosa è andata sempre avanti così. E vedo anche che comunque dietro di questo passo, oggi le nuove coppie che si formano spesso non hanno poca relazione con la famiglia nascente. Sì, della famiglia d'origine viene. La famiglia d'origine viene un po' passato. Come la vedi questa cosa? A me non sembra positivo. No, a me io non vedo la cosa positiva. Perché forse una volta c'era la famosa suocera che non si sopportava, però appunto questa estraneità, questa freddezza. Ma io oggi, proprio perché le persone sono cambiate, le donne sono cambiate, quindi questa maturità dovrebbero metterlo in pratica. Questa maturità va messa in pratica, avere un rapporto, per carità, autonomo, perché ci sta, ma penso un rapporto no, di affetto, anche se vogliamo di qualche collaborazione, che può essere, per esempio, una banalità, l'innaffiare i fiori, qualunque cosa. Una banalità. Sì, certo. Passando, diciamo, a uno stato ancora più avanzato, a un certo punto c'è il momento in cui si perde l'autonomia. Allora, tu come vedi la situazione generale dell'RSA in Italia? Allora, la situazione dell'RSA in Italia non è, in teoria dovrebbe essere quello, diciamo, che la stazione, io la chiamo così, la stazione finale della persona, tenuta in un certo modo, tenuto in modo corretto, tenuto in modo pulito. Invece oggi vediamo tutti i giorni a queste RSA violenze, botte, malmenamenti, trattare l'anziano in quel punto, no? E poi ci vuole casi isolati, oppure c'è una certa percentuale per cui la cosa preoccupa? Ma io vedo in televisione, non mi sembrano tanti casi isolati, cioè una può essere un indizio, la seconda RSA che fa così è un indizio, ma la terza è una prova, dice quello. Quindi vediamo ogni giorno, ma questo succede anche per i bambini, attenzione, e questa è la cosa che mi preoccupa ancora di più. Bambini neonati, gli asili nido, insomma, trattativo, cioè. A me sembra che tutto sommato gli asili nido però ci sia più o meno capito. Sì, tutto sì. Tutto sommato sì. Che la cosa sì. È gravissima. Invece nelle RSA pubbliche e private, io ho fatto un'inchiesta per cui ci sono alcune RSA che sono dei modelli. Purtroppo certamente sì, purtroppo sono private. Per pochi. Parliamo di rette che stanno sui 2.500 euro. Per tenere bene, ma effettivamente funzionano. Chi le gestisce dice bisognerebbe sconfiggere l'idea che restare a casa sia la cosa migliore, perché è vero che tu hai una visita dei parenti un quarto d'ora, mezz'ora, ma è anche vero che esistono le altre 23 ore del giorno in cui tu non hai personale, se hai uno scompenso non c'è nessuno, e quindi sosteneva molto, chiaramente quello era il suo lavoro, sosteneva
di sdoganare di più una RSA efficiente e tenuta bene. Poi uno va su internet e sente qualche telegiornale e capisce benissimo per pur che una persona prima di andare in una RSA piuttosto si fa ammazzare, però ecco, diciamo che non si è trovato il modo ideale di gestire, perché il modo ideale di gestire, è vero, sarebbe quello di non affezionarsi troppo a una situazione in cui stai troppo da solo. D'altra parte non c'è un servizio che sia per tutti e che sia dedicato veramente all'anziano. Allora, vorrei sentire da te delle riflessioni su questo quadro che non funziona, insomma. Allora, intanto credo che questa situazione, diciamo, dell'anziano che va come dire, portato verso una RSA in generale, a questo è dovuto al fatto, come si diceva prima, perché chi lavora, i figli che lavorano e devono lavorare in due, no? E quindi a casa chi ci sta? Metti la badante a casa, raramente ci vogliono soldi e raramente trovi le persone che comunque non le maltrattano. Appunto. Un vecchio è una persona molto difficile da gestire. Esatto. Perché si sporca, va continuamente lavato, è molto capriccioso, provoca, perché non è colpa sua, è proprio la mente che. Eh sì, perché poi subentra la demenza senile. Un vecchio. Ci vuole la preparazione. Ci vuole la preparazione. Bisogna essere preparati per fare appunto questi tipi di lavori. Ecco perché si chiamano OSS, operatori sociosanitari, che fanno questo. Però questi fanno dei corsi, sono preparati, pare che un corso sia di un paio d'anni più o meno, e vanno preparati. Ovviamente devono essere giustamente remunerati. Giustamente remunera, lo so. Perché chi ha queste case molto spesso vuole solo lucrare, quindi meno costa il personale, più lui ha un margine di guadagno garantito, perché sono pensioni che vengono direttamente sul suo conto. Sì. Chi è che delinque a questo punto? Sì, certo, delinque l'operatore e delinque chi l'ha assunto senza qualifica. Purtroppo sì, c'è anche questo, perché poi le strutture private, come si diceva prima, ovviamente quelli ci sono delle rette, diciamo, abbastanza, no, importanti, che una famiglia, diciamo, composta da moglie e marito, è un esempio, anche un figlio solo, al massimo due, perché non si fanno figli. Quindi se loro moglie e marito vanno al lavoro, devono portare i bambini chi al nido o all'asilo, e quella magari fa le scuole elementari, quindi a casa non c'è nessuno. Come si può immaginare di tenere un anziano a casa? Da chi? Allora, per tenere ovviamente il pensiero di mettere una struttura laddove viene curato, laddove viene attenzionato, insomma, si porti in una struttura. Ora, il fatto della struttura privata, diciamo che anche lì bisogna distinguere, ci sono quelle, chiamiamolo, buone, e quelle un po' meno laddove succedono tutte queste, ciò che vediamo in televisione, e quelle buone che hanno una certa importanza economica, no? E magari ci si può arrivare o non ci si può arrivare, e quello sarebbe il meglio, sarebbe meglio una struttura. Però poi bisogna fare i conti con lo stipendio che entra dei figli, in questo caso mettiamo che certamente si prendono tutta la pensione, intanto certamente, ma le pensioni, diciamo, di chi ha avuto, perché così secondo me bisogna, di chi ha avuto il privilegio di lavorare prima, l'articolo 1 della Costituzione, che è fondata sul lavoro, ma ancora oggi è un diritto in teoria. In teoria comincia a essere un miraggio, secondo me, comincia a essere un miraggio, perché questi lavori non si trovano, anche certi mestieri non lo vogliono fare più, e quindi vediamo altre persone, quindi bisogna portare altra gente. Sì, mi sta bene,
però bisogna anche in questo campo qui, abbiamo bisogno di, io vorrei capire dalla politica, abbiamo bisogno di che così parlano. Allora io vorrei capire quanti camerieri occorrono, quanti agricoltori occorrono. Nessuno dice mi servono 100 muratori, 100 di questi, 100 di quelli, 100. No, si parla delle elezioni. Esatto, esatto. In tanti casi su tutti e due i fronti. Esatto. Quindi basta guardare Suma Oro. Ma è gravissimo. Suma Oro, insomma, come si chiama? Suma Oro, sì, 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 sì. Purtroppo ne dico uno per tutti perché è abbastanza eclatante. Ma è successo anche sulla sua. Sì! Il discorso è che non c'è volontà, perché oggi come oggi si riesce a capire, anche se tu ti piacciono le mele o le pere, già lo sanno, perché da internet sanno tutto di te. Certo, certo. È possibile che non si riesce a fare una mappa del lavoro in Italia. Ma come non si riesce a fare? Non c'è la volontà. Non c'è la volontà, non solo, ma parlando di lavoro, appunto i governi passati, quindi parliamo del passato, laddove negli anni 70-80, e questo lavoro è, secondo me, come la vedo, gli è andato sempre un po' così, con le prime delocalizzazioni, no? L'esportazione del lavoro fuori perché costava di meno. Questo però è la colpa anche Confindustria fa il suo lavoro, nel senso che ho una produzione a minor costo, mentre qui c'era diritti e bisogna aumentare, perché quello è aumentato il pane, è aumentato il caffè, è aumentato il latte, è aumentato qui, quindi bisogna aumentare lo stipendio, che ci sta, ma se le aziende cominciano a delocalizzare fuori, a portare fuori, significa che tu già hai minore aziende, minor lavoro, e tu però bisogna aumentare perché aumentando un'altra volta il latte, quella l'assicurazione, per i bimbi. Cioè, quindi abbiamo una fuoriuscita di lavoro, è un'inflazione. E questo è. E poi è la disoccupazione, perché quando quelli vanno fuori mettono in cassa integrazione prima e poi dopo vengono licenziati, come abbiamo visto, no? E ancora oggi c'è questa cosa. Allora, considerando invece, sempre io torno a mettere a fuoco il punto di vista degli ultimi anni della vita. Tu scriviti due lettere, una a quando eri bambino e una a quando sarai ormai in condizione di dire a casa portatemi dove è giusto, diciamo avrai 90 anni, quindi scrivi giorno. Caro, buongiorno. No, figurati. Allora, caro Dino, a oggi fai 25 anni, tanti auguri. Vai. Grazie. Beh, io cosa potrei dire? Potrei dire appunto con questi auguri a Dino di avere una buona fortuna nella vita che dovrà vivere. Quindi di diventare grande, di avere un lavoro, di avere una mente un po' aperta, crescere, vedere nel prospettiva appunto di, io ancora sono di vecchio stampo, la mia mente ormai è vecchia, è fissata, come dice Sanzonetti porta sempre il paragone, io da vecchio comunista sono, ma è ancora comunista, io dico da persone ormai con i capelli di color canizie, dico sempre di vedere di fronte una prospettiva di formare di lavoro, di formare una famiglia, di avere dei figli e di progredire nella vita piano piano, e di guardare anche a punto di vista di quando arriverai nel binario morto, io la chiamo così. Chissà, magari è una stazione. Poi è una stazione, poi in quella stazione si vedrà. A Dino novantenne direi, se tu ce la fai ad essere autonomo in qualche maniera, comunque a dare minor impegno, minor peso ai figli,
fai, devi cercare di farlo. Il momento in cui non ce la fai più, ti rendi conto di non farcela più, io chiamerei i figli. Allora, chi ce li ha? Io ce li ho, io chiamerei i figli e gli direi: sentite, io non ce la faccio più, so che voi siete impegnati, figli e compagni, tante problematiche che oggi ci sono e voi avete, cercate di trovare voi una soluzione ottima, buona, ma ottima, magari buona. Insieme, no? Senza magari insieme. Cose, perché a volte io sento che la persona anziana viene quasi rapita, se mi viene questo termine, nel senso non lo sa che quel giorno viene portato, in molti casi. Sì. Io lo trovo molto negativo. L'anziano va messo a conoscenza delle cose. Come dire, addino novantenne, io quando chiamo i figli, io vorrei che mi dicessero: senti papà, noi siamo messi così, vedo che non ce la facciamo, cioè, anche per selezionare, sì, il posto migliore, eh. Se tu ci devi andare di corsa, vai a caso. No, ecco, appunto, è proprio questo che volevo dire. Dici: vogliamo cercare magari un posto dove tu puoi stare bene, puoi stare tranquillo, no? Insomma, sei trattato bene, come è giusto che sia, in modo civile, in modo no corretto, no? Senza nessuna chissà che cosa a pretendere. E allora lì c'è, come dire, la compartecipazione, no? È un momento difficile per una famiglia prendere questa decisione. È difficile e sono sicuro che forse nessun figlio vorrebbe fare. E però poi dopo, come, se c'è la necessità, se c'è l'incombenza, bisogna comunque parlarne. Sì, la chiave è sempre il dialogo. È il dialogo, che se ce l'hai, ce l'hai. Se non ce l'hai, non ce l'hai. Io vedo tanti casi, sento in televisione, gente che ammazza il genitore, la madre, il padre, o quello per l'eredità, per le cose, cioè, sento delle cose fatte a pezzi, buttate via le valigie, cioè, queste cose così non funzionano. No, il dialogo non viene a bacchetta quando serve, no. Nel momento difficile, o c'è stato sempre, o nel momento difficile. Certo, indubbiamente. No, perché se il dialogo non c'è stato mai, c'è stata sempre la stizza, sempre queste cose, io credo che comunque quando arriverà quel momento lo faranno d'emblée. E questa è la cosa peggiore. E questa è la cosa peggiore. Magari te la buttano lì, dice, no, ti impapocchiano un po' e poi così ti portano là. Dino, io ti voglio veramente ringraziare di questa intervista. Chissà che non ci sarà ancora modo di raccontarci tante altre cose, ma oggi l'argomento era questo. Sei un uomo veramente generoso e coraggioso. Grazie.